Buongiorno a tutti, cercando un bel gioco sull'ultima settimana di misti a 4709, ho visto che la pista cifrata l'ho risolta, avete visto? Risolvete per conto vostro. Risolveremo oggi un anarebus. Anarebus è una variante di rebus. I rebus sono sempre interessanti perché c'è sempre qualcosa da dire. Proprio adesso mi casca l'occhio su questo gioco qui. E vedete, ci sono in questo rebus due volte addirittura, questo lo risolverete da soli, no? Ci sono delle lineette, no? Vuol dire che manca una parola ed è quella la parola da inserire nella soluzione. Di solito le lineette sono tante quante sono le lettere della parola, ecco. Non è una regola che deve essere rispettata, però ecco, se avete piacere risolveteci questa agevolazione. Però risolveremo un anarebus. Allora, risolverò l'ultimo, di solito è un po' più complicato degli altri, e gli altri li lascio a voi. Allora, nelle indicazioni c'è scritto che la soluzione non va letta di seguito, la parola non va letta di seguito, ma vanno inserite le lettere seguendo la numerazione, prima l'1, poi il 2, poi il 3. Allora, vediamo un po'. Prima cosa si guarda il nome dell'autore, G. Dendi. Ah, beh, insomma, quindi una garanzia che ci sarà qualcosa di nuovo. Ecco, io cerco sempre delle chiavi nuove, ovviamente nuove perché sennò non ti pubblicano il gioco, ma anche qualcosa di un po' diverso dal solito, in modo da divertirmi mentre lo compongo e far divertire, spero, chi lo deve risolvere. Però vediamo un po'. Centro di produzione televisivo lombardo, Corso Sempione. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto, qua ci viene detto quante lettere ha la parola o la frasetta che dobbiamo tirare fuori, perché basta contare quante sono le lettere, oppure basta guardare il numero più alto. Io vedo che c'è un 15, e siccome c'è un 15, vuol dire che lì andrà la quindicesima lettera, non c'è un 16, vuol dire che le lettere sono in tutto 15. Cos'è il centro di produzione televisivo lombardo in Corso Sempione? Allora, io lo conosco perché quando ho fatto il primo quiz alla RAI, si registrava nella fiera di Milano e ci mandavano a pranzare in Corso Sempione, e quindi so che il quiz era un quiz della RAI. Tra l'altro bisognava farsi vedere così già disinvolti in modo che ci facessero pagare la quota dei dipendenti e non dei visitatori. Mi hanno suggerito questo, io così ho fatto, qualche volta l'ho scappolata. Però lì in Corso Sempione, centro di produzione televisivo, beh, può essere o la RAI o Mediaset, ma Mediaset è fuori a Cologno Monzese, quindi è la RAI. Allora vediamo un po', ma è a Corso Sempione è Milano, quindi probabilmente RAI e Milano ci devono andare. RAI e Milano in tutto hanno 9 lettere, quindi dobbiamo usare altre 6 lettere, avevamo detto 15 lettere. Quindi cos'è quel centro di produzione? È la, no, si dice tante volte, ci colleghiamo con la nostra RAI D, ecco, vedi, D ormai vanno 2 lettere, quindi dovremo altre 4 lettere, è la sede RAI. E adesso vediamo se sede RAI di Milano viene fuori qualcosa, se no sistemeremo dopo, altrimenti sistemeremo dopo. Mi sono riscritto qui più in grande. Sede RAI, intanto vedo che qui andrà una E finale che non è male. Sede RAI 1S, 2E, 3D, qua ci andrà una vocale perché c'è la L apostrofo. Sede, ese, ecco, vedi che già i suoni sono plausibili. RAI 5, 6, 7. Sede RAI, avevamo detto D, 8, 9, di Milano. 8, 9, 10, M, 11, 11 è una vocale, va bene. Mi, L, A, N, O. L'idioma irlandese, bellissimo gioco, spero che lo dica anche qualcun altro, intanto me lo dico da solo. Comunque, tutti belli i giochi della settimana mistica, adesso risolverò anche gli altri, però perdonatemi per primo momento voglia di risolvere il mio, anche per vedere se ricordavo la soluzione esattamente.
Bene, buon divertimento con gli altri giochi e dopo vi dirò se avrò risolto anche gli altri. Va bene, speriamo bene. Sì, mi vengono dei dubbi. Vabbè, comunque, ciao a tutti.